Ciao a tutti da Nicola Castiglione e dalla Selezione Nazionale Piloti, benvenuti alla puntata numero 20 di Racing Time. Allora, prossimo passo della Formula 1 2022, test in Bahrain. Il Bahrain vedrà il primo Gran Premio disputarsi il 20 marzo. Nei prossimi invece, giovedì, venerdì e sabato, si terranno i secondi test della stagione 2022, nonché gli ultimi test della stagione 2022 prima dell'inizio del mondiale. Allora, cerchiamo di capire quali differenze ci sono tra la pista del Bahrain e quella che invece è stata teatro dei primi test, ovvero quella di Barcellona. Barcellona era una pista front limited, ovvero viene sollecitata di più la monoposto nella parte anteriore. Invece il Bahrain è una pista rear limited, ovvero una pista che sollecita la parte del retrotreno, la parte posteriore della vettura, aumentando così il sottosterzo congenito che hanno le vetture del 2022. Inoltre, la temperatura ambientale che troveremo sarà più alta, parecchio più alta, mediamente di 15-18 gradi centigradi. Difatti, a Barcellona abbiamo avuto i 12 gradi, 13, qui avremo i 30 gradi. Poi le vetture verranno indubbiamente spinte più al limite. Perché? Perché questi sono gli ultimi test, come abbiamo detto, prima dell'inizio del mondiale. Cerchiamo di capire come si stanno preparando allora i tre top team a questi test importantissimi. Iniziamo dalla vettura che dovrebbe portare più aggiornamenti, da quella che dovrebbe essere una sorta di versione B di quello che abbiamo visto a Barcellona, ovvero la Mercedes, che dovrebbe portare tantissimi cambiamenti, anche se non sappiamo quali, o perlomeno non lo sappiamo con certezza, nella parte centrale della monoposto, ovvero quella delle fiancate, quella dell'inizio del fondo della vettura. Passiamo poi a Red Bull. Red Bull è stata la vettura più pesante tra i top team presenti a Barcellona. E pensate, questo mi fa tremare perché è andata già benissimo. Ebbene, i Red Bull hanno previsto degli sviluppi che facciano dimagrire a livello di peso un po' la vettura. Perché il peso è così importante? Perché su una pista come Barcellona, l'avevo già detto, 10 kg fanno più o meno 3 decimi di secondo, quindi sono veramente tanti. E le vetture che hanno raggiunto il peso limite di 795 kg sono solo McLaren e Alfa Romeo. L'Alfa Romeo ce l'aspettiamo un po' più pesante rispetto a quella vista a Barcellona, perché ha avuto un sacco di problemi di affidabilità, ha girato pochissimo. La McLaren dovrebbe confermarsi sul peso standard, ovvero quello già limite concesso per regolamento. La Red Bull invece dovrebbe dimagrire un po'. Non ha problemi eccessivi di peso la Ferrari, che non ha previsto per i test in Bahrain grossi cambiamenti alla vettura. Si vuole concentrare di più sulla conoscenza più profonda di ciò che ha a disposizione, anche perché, come avete visto dalla foto, quelle pance sinuose, tante novità sopra e sotto la monoposto, dentro la monoposto, di conoscenza da fare di questa vettura che ha strabiliato il mondo per le sue novità, ce n'è tante. Allora, a Maranello hanno deciso di approfondire appunto di più la messa a punto, che potrebbe dare qualcosa a livello di tempo sul giro veramente importante in vista della prima gara. Tanti di voi mi hanno chiesto dov'è più pesante la vettura 2022 rispetto a quella 2021, e uno di voi mi ha fatto una domanda mirata: quanto pesano i dischi rispetto a quelli dell'anno scorso? Ebbene, vi rispondo subito: i dischi per il cerchio da 18 sono indubbiamente più pesanti, hanno un diametro maggiore e hanno più materiale. Un disco anteriore delle Formula 1 del 2021 pesava 1,3 kg, 1.300 grammi. Un disco delle Formula 1 2022 pesa 1,6 kg, 300 grammi, che troviamo anche dietro con i dischi però leggermente più piccoli, 1,3 kg per quelli di questa stagione, 1 kg esatto per quelli della passata stagione. Il tutto, per farvi capire a livello di tempo, fa circa 3 centesimi e mezzo di secondo.
perché sommati viene fuori 1,2 kg di peso in più rispetto a quello della passata stagione. Detto questo, nella prossima puntata di Racing Time, che ci sarà tra pochissime ore, possiamo dire stiamo solo aspettando delle conferme a livello tecnico da parte di alcune scuderie che dovrebbero portare qualcosina di nuovo e soprattutto dei disegni che sono una vera chicca per gli appassionati di tecnica. Voyo passare uno di que a, un a quello che è uno dei target di questo canale. Allora, indubbiamente avete capito, il target principale è quello di rendere l'automobilismo potabile per tutti, soprattutto a livello tecnico. Però una cosa che mi preme è quella di farvi appassionare tantissimo non solo alle altre categorie, ma anche alla storia, alla cultura del motorsport. Perché se il motorsport oggi, se la Formula 1, l'IndyCar, il WRC, la SNP, cioè vi ho nominato le categorie più importanti dell'automobilismo moderno, sono così seguite, è perché negli anni passati ci sono stati delle gesta compiuti da veri e propri eroi che l'hanno reso così popolare. Uno dei personaggi epici del motorsport è senza dubbio lui, ovvero Ninni Vaccarella, il preside volante, che è scomparso da pochissimo e che il 4 marzo avrebbe compiuto 89 anni. Me ne voglio parlare brevemente per farvelo amare, per farvelo apprezzare. Si tratta di un pilota storico che ha corso nel Mondiale Sport negli anni 60 e 70, proprio quando la categoria principale del motorsport non era la Formula 1, era proprio il Mondiale Sport. La Formula 1 non era così importante come il Mondiale Marche. Ebbene, lui ha vinto alla 24 ore di Le Mans, ha corso da protagonista a Sebring, Nürburgring, Spa, in tutte le classicissime. Era uno stradista eccezionale e soprattutto è stato ed è il re indiscusso della Targa Florio, che ha vinto per ben 3 volte. Pensate, Enzo Ferrari diceva di lui queste parole: se non succedono dei fatti particolari durante la Targa Florio, a vincere sarà sicuramente Ninni Vaccarella, il preside volante, che poi ogni lunedì mattina, come sua consuetudine, sarebbe stato presente sui banchi di scuola. Sì, perché lui faceva il pilota ad altissimi livelli, come potete vedere, ma anche il preside e il professore. E pensate un po', una volta durante una 24 ore di Le Mans, letteralmente dominata, dovette saltare la premiazione per prendere il volo per Palermo perché non ce n'erano altri e quindi non sarebbe potuto arrivare in tempo alla lezione del lunedì mattina. Era una persona dedita al lavoro. E mi piace pensare che avremmo avuto la sua naturale successione a livello agonistico in Giovanni Vaccarella, un altro pilota fortissimo, figlio di Ninni, che stava facendo faville finché purtroppo un giorno ebbe un brutto incidente che ne stroncò la carriera. Giovanni oggi porta avanti la memoria del padre, è una persona che io stimo tantissimo e l'ho stimato tantissimo anche da pilota. Io ero piccolino, lui qualche anno più grande di me, io lo vedevo come un punto di riferimento. Era davvero un pilota tostissimo, pieno di talento che sarebbe arrivato, problemi di budget permettendo, perché quelli poi a partire dagli anni, da fine anni 80, diventarono importanti un po' per tutti i piloti, sarebbe arrivato anche lui ad altissimi livelli. Bene, ci tenevo veramente tanto a fare questa parte di Racing Time dedicata ai grandi del motorsport e ne faremo tantissime di queste puntate perché mi fa piacere condividere con voi la passione non solo per le auto, ma anche per coloro che hanno reso grande il motorsport con le loro gesta sportive. E tra l'altro in un'epoca dove la pelle la rischiavano all'ordine non del giorno, proprio del minuto, gli incidenti erano tantissimi e loro erano veri e propri cavalieri del rischio, come oggi, più di oggi. Detto questo, andiamo a parlare di selezione e azione piloti con un'iniziativa
particolare che noi facciamo ogni anno, ovvero un campionato ai simulatori che è un vero e proprio contest e che porterà i piloti più bravi qui in pista da noi a giocarsi un'intera stagione. Allora, della SNP Sim Italian Contest c'è stata la prima gara che è stata letteralmente dominata da Rocco Coviello, campione in carica, pilota della Basilicata, che ha preceduto Alfio Spoto, poi ancora Alessio Rasconà, Stefano Scarpato, Federico Ratini e poi via via tutti gli altri. Voglio segnalare anche il primo posto nella junior di Carmelo Leocata, che ha preceduto Salvatore Cocuzza, Antonio Mirarchi, Giuseppe Talio e Giuseppe Invernizzi. Questi i primi classificati. E a proposito di selezione nazionale piloti, vi voglio comunicare una cosa, non tanto per farci pubblicità, perché quello non mi interessa, ma ve la dico nella speranza che anche altri facciano cose di questo tipo, perché in questo momento ce n'è bisogno. Allora, in selezione azione piloti organizziamo una cosa che si chiama Super Pole Position Cup, che vede i piloti impegnati, oltre che in pista, a raccogliere fondi da poi destinare a scopi umanitari. Ebbene, in questo momento, se c'è una parte del mondo che ha bisogno, o meglio, ce ne sono tante, però una di queste è senza dubbio l'Ucraina, con questa guerra totalmente assurda, perché dove c'è sangue è di sicuro una cosa che è inconcepibile e assurda. Ebbene, noi, grazie al contributo dello staff della selezione e dei piloti della selezione, domani porteremo a Regalbuto, presso gli scout di Regalbuto, dei beni di prima necessità che servono appunto a tutti i profughi o a tutti quegli abitanti di quelle città bombardate a cui manca tutto, a cui manca tutto. Noi per esempio abbiamo fatto un carico, faccio un esempio, di pannoloni per gli anziani, oppure del cibo in scatola, che non deve essere appunto deteriorabile. Perché vi dico questa cosa? Lo ribadisco, perché spero che anche altri si muovano in questa direzione, perché in quella parte della terra, così come in tante altre parti della terra, oggi c'è bisogno dell'intervento anche nostro per cercare di alleviare le pene grandissime che in questo momento lì purtroppo dei fratelli stanno vivendo. Bene, per questa puntata di Racing Time numero 20 è tutto. Spero vi sia piaciuta, vi invito a iscrivervi al canale, a seguirci anche su Instagram e su Facebook, perché no, a lasciare un like e un commento e, se vi è piaciuto, a condividere il video. Vi lascio non con la solita sigla, ma bensì con una sorta di sintesi di un filmato che abbiamo fatto. Si tratta di un test drive di una vettura fantastica, pezzo unico in Italia, costa 80.000 euro e guidarla è stata un'emozione, ma soprattutto un privilegio. Ho cercato di fare un test che facesse venire fuori tutta la cattiveria di questa macchina. Guardate questo piccolo video e se vi piace, poi potete cliccare alla fine del video sul link che vi ho messo per guardare il filmato integrale. Credetemi, ne vale la pena. Bene, ciao e al prossimo video.